Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi iniziamo a entrare nello specifico del pensiero politico di alcuni filosofi, iniziando con Thomas Hobbes. Dove e quando siamo quando parliamo di Hobbes e chi era Thomas Hobbes? Thomas Hobbes è un inglese, nasce nell'Inghilterra di fine 500, siamo nel 1588. Sviluppa un pensiero filosofico improntato a un rigoroso materialismo, ne parleremo fra poco. E sarebbe quindi interessante anche da studiare sotto altri aspetti, come quello della teoria della conoscenza. Noi ci soffermeremo solamente sull'Hobbes politico. Hobbes, la sua teoria politica, la condensa in un'opera pubblicata nel 1651 che si intitola Il Leviatano. Dopo torneremo su questo termine, su questa scelta. Che cosa, porterà Hobbes ad avere una teoria politica di un certo tipo? Allora, Hobbes vive appunto nell'Inghilterra d'inizio 600, ha diverse frequentazioni con la società francese, per cui prova una certa ammirazione, e vive in prima persona invece nell'Inghilterra di metà 600 il dramma della guerra civile e della rivoluzione, che come sappiamo culmina nel 1649 con l'esecuzione del sovrano Carlo I messo a morte dal Parlamento. Per questo Hobbes, fortemente scosso da questi avvenimenti, maturerà una profonda convinzione che la guerra civile è il peggior male che possa capitare a una società. Coincide proprio con la morte della società, quando alcune persone si mettono contro altre persone all'interno della stessa nazione. E quindi svilupperà una teoria volta ad evitare in modo certo e con ogni mezzo che accada, appunto, che possa ripetersi una guerra civile. Tutto, anche il suo sistema politico, però, è strettamente collegato alla sua visione dell'universo. Hobbes ha una visione strettamente meccanicistica dell'universo. Cosa significa questo termine? L'abbiamo già incontrato in passato. Una visione meccanicistica è il contrario di una visione finalistica. Il finalismo afferma che nel mondo tutto avviene in vista di un fine, quindi tu, anche la visione provvidenziale della storia, diciamo, qualsiasi azione, qualsiasi evento viene interpretato in vista di ciò che verrà dopo. Una visione meccanicistica invece guarda indietro, guarda alle cause, cioè ci dice che tutto funziona come un meccanismo. Questo proprio il senso del termine. Nessi causa effetto, ogni effetto ha la sua causa e andiamo a ricercare le cause. Per quanto riguarda il pensiero politico, Hobbes approfondisce la riflessione di Grozio che abbiamo visto nell'ultima lezione, in particolare il contrattualismo, e lo farà suo in un certo modo. Perché? Perché Hobbes vuole, ha come obiettivo quello di trovare innanzitutto i principi e le leggi necessarie della condotta umana, della condotta dell'individuo e dell'individuo in società. Quale metodo si darà? Così come già facevano i gius naturalisti, un metodo razionale e deduttivo. Quindi lui non andrà a fare esperienza sul campo per vedere come nel concreto sono i sistemi politici, ma cercherà con questa sorta di geometrismo politico di elaborare a priori una teoria dello Stato su quale sia lo Stato la società migliore. Sulle basi che lui troverà attraverso la sua ragione, sui pilastri che lui individuerà, su questi poi si potrà costruire, secondo lui, uno Stato solido. Quindi è chiaro che come prima cosa bisogna trovarli questi principi di base, questi postulati della natura umana, e Hobbes quindi fa innanzitutto una riflessione sulla natura dell'uomo e il suo comportamento. La domanda che si pone è: che cosa governa la condotta umana? L'uomo si comporta in un determinato modo per quali motivi? E Hobbes risponde molto semplicemente che sono le passioni a governare le azioni dell'uomo, passioni che possono essere positive o negative. L'amore ci spinge ad andare verso alcune cose. L'odio, la paura ci spingono invece lontani da altre. Quindi ecco cosa ci governa: desiderio, amore, paura, timore, odio. E queste passioni, sono passioni individuali, sono diverse da persona a persona. Quindi questa idea di base di Hobbes su motivazione della natura umana lo porta anche a elaborare, una dottrina morale particolare, sostanzialmente molto relativistica, nel senso che esistono un bene e male assoluti? Secondo Hobbes, propriamente no, perché ognuno ha dentro di sé il proprio criterio morale. Bene e male, giusto e ingiusto, quindi sono concetti relativi e soggettivi. Perché? Perché il bene è ciò che ognuno ama o desidera e che ricerca, che vuole possedere. Il male è ciò che ognuno odia. E
oppure ciò di cui uno ha paura e che quindi vuole tenere lontano. E quindi ciò che ci dà piacere, ciò che noi vogliamo è buono, è il bene, ciò che ci causa dolore è qualcosa di cattivo, è di male. Quindi questa, attenzione, è una concezione interessante perché ci dice che non esiste, ad esempio, le cose buone in se stesse, il bene con la B maiuscola alla Platone, per diciamo, no, bene e male sono concetti profondamente relativi. E quindi questa è una concezione morale abbastanza particolare che sostanzialmente fa risalire i concetti del bene e male all'istinto e alle passioni. Ognuno persegue il proprio bene, il proprio piacere e fugge il proprio male. Anche se è vero che questi concetti sono relativi, ma c'è sicuramente, e lo stesso lo ammette, ci sono sicuramente alcune cose che sono desiderabili universalmente o temibili universalmente. Una su tutte, la morte. La morte è qualcosa che tutti fuggiamo e quindi si può dire che sia un male per tutte le persone. Qualcuno potrebbe chiedere: ma cosa c'entra questa riflessione, queste idee di Hobbes sulla natura umana con lo Stato e le caratteristiche che dovrebbe avere lo Stato? C'entra perché la riflessione politica di Hobbes parte dallo stato di natura. Ricordiamo cos'era lo stato di natura, quella condizione in cui ipoteticamente gli uomini avrebbero vissuto prima di associarsi in una società o in uno stato. E quindi dallo stato di natura, che secondo Hobbes ha determinate caratteristiche, si procederà fino alla nascita dello stato vero e proprio. E per capire quali sono le caratteristiche dello stato di natura secondo Hobbes, facciamo una breve lettura. La totale assenza di regole e la conseguente e continua paura che caratterizzano la vita nello stato di natura producono incertezze economiche e culturali, che Hobbes descrive nel Leviatano con accenti particolarmente cupi. Si trovano nella natura umana tre principali cause di conflitto: la competizione, la diffidenza, la gloria. La prima fa sì che gli uomini entrino in lotta tra loro per il profitto, la seconda per la sicurezza, la terza per la reputazione. Nel primo caso si adopera la violenza per impadronirsi della persona di altri uomini, delle loro donne, dei loro fanciulli e delle loro mandrie di bestiame. Nel secondo per difenderli. Nel terzo si fa uso di sciocchezze, come per esempio di una parola, di un sorriso, di un'opinione diversa o di qualunque altro segno di disistima, se direttamente rivolto a una persona, oppure indirettamente mediante un apprezzamento sulla sua parentela, i suoi amici, la sua nazione o professione o il suo nome. Cosa ci dice Hobbes in questa prima parte? Ci dice che, come abbiamo accennato prima, gli uomini hanno delle passioni e queste passioni li portano spesso a scontrarsi tra di loro. Cause di conflitto, la competizione. Nel senso che ognuno ha desiderio di guadagno, desiderio di profitto, desiderio di avere sempre più beni, anche a discapito degli altri. Il guadagno deve avvenire, io penso solamente a me stesso. L'uomo nello stato di natura è profondamente egoista e vuole guadagno, non interessandosi invece dei beni degli altri. Poi abbiamo la diffidenza, ognuno ha paura degli altri. Perché? Perché l'istinto più forte dell'uomo è l'autoconservazione, la propria sicurezza. E quindi si ha timore, si ha diffidenza delle altre persone, e questo ovviamente nello stato di natura fa sì che nessuno si fidi di nessun altro. E infine la gloria. La gloria, cioè il fatto che noi non solo desideriamo avere dei beni, ma desideriamo prevalere sugli altri, quindi avere la meglio sugli altri. E questa quindi è la situazione che Hobbes descrive. Vediamo poi come da qui si sviluppa. Da ciò appare chiaro come durante il tempo in cui gli uomini sono sprovvisti di un potere comune che li tenga soggetti, essi si trovino in quella condizione che è chiamata guerra. E tale guerra è di ciascuno contro l'altro. Infatti la guerra non consiste soltanto in una battaglia o in una serie di operazioni militari, ma in un periodo di tempo in cui appare chiara la volontà di combattere. E perciò l'elemento tempo deve essere considerato come compreso nella natura della guerra, così come lo è nella natura delle mutazioni atmosferiche. Infatti, come la natura di una burrasca non consiste soltanto in uno o due scrosci di pioggia, ma nell'inclinazione a cattivo tempo per molti giorni insieme, così la natura della guerra non consiste nei suoi particolari episodi, ma in un atteggiamento ostile durante la durata del quale non viene data requie al nemico. Tutto l'altro tempo è pace. Tutto ciò dunque che è conseguente allo stato di guerra, in cui ognuno è nemico dell'altro, è anche conseguente al tempo in cui gli uomini vivono senz'altra sicurezza al di fuori di quella che viene loro offerta dalla forza e dall'astuzia che sono in grado di sviluppare.
In tale condizione non c'è posto per l'applicazione al lavoro, perché il frutto di esso è incerto e perciò non si coltiva la terra, non ci si dedica alla navigazione, né si fa uso di quelle cose utili che vengono importate per via di mare, non si costruiscono comodi edifici, né macchine per sollevare e trasportare oggetti che richiedono molta forza, non ci si applica a conoscere la superficie della terra, non si coltiva la storia, le arti, le lettere, i rapporti sociali. E ciò che è peggio, si vive in uno stato di continuo timore e pericolo di morte violenta, e la vita dell'uomo è solitaria, misera, ripugnante, brutale e breve. Può sembrare strano a chi non abbia ben considerato queste cose che la natura sia stata capace di dividere così gli uomini e di renderli capaci di distruggere gli altri e invadere le loro proprietà, e di conseguenza, non riponendo alcuna fiducia in questa prova derivata dalle passioni, desidererà forse di averne la conferma dall'esperienza. Ecco che qua emerge tutto il pessimismo di Hobbes nei confronti della natura umana, nel senso che lo stato di natura è una situazione in cui tutti hanno diritto a tutto. Non ci sono regole, non c'è uno stato, la libertà di ognuno è infinita, ma questa libertà fa sì che ognuno pensi di poter avere diritto a qualunque altra cosa, anche sulle altre persone. E il risultato qual è? Uno stato di guerra tutti contro tutti, così come l'ha descritta Hobbes. Non vuol dire per forza guerra aperta, conflitto, scontro armato, ma uno stato di ostilità di tutti contro tutti, in cui nessuno si fida di nessuno, in cui ognuno pensa solo a se stesso, ognuno vuole affermare i suoi diritti naturali, cioè il proprio diritto a tutto, questo è il diritto naturale per Hobbes, il diritto a tutto, e ognuno pensa a se stesso. Secondo la famosa espressione, homo homini lupus, cioè ognuno è lupo. Per gli altri uomini, la vita dell'uomo è una vita povera. Abbiamo letto: miseria, povertà e morte caratterizzano lo stato di natura, uno stato in cui non si può sviluppare nessun tipo di attività. Non si può, abbiamo letto tutto un elenco: non ci si dedica alla navigazione, né alle arti, né alle lettere, perché tutto è incerto, non c'è nulla che tuteli ogni tipo di mia azione e di mia attività, e quindi si vive come in uno stato di paralisi, di timore e di miseria. Vediamo come Hobbes finisce. Pensegli dunque come quando si mette in viaggio, prende con sé le armi e cerca di essere ben accompagnato, quando va a letto chiude a chiave tutte le porte, ed anche quando è in casa chiude i suoi scrigni, e ciò pur sapendo che esistono leggi e pubblici ufficiali armati che hanno il compito di punire ogni ingiuria a lui arrecata. Nel fare ciò si renderà conto di quale sia l'opinione che ha del suo prossimo quando viaggia armato, dei suoi vicini di casa quando chiude a chiave la porta e dei suoi stessi figli e servitori quando chiude i suoi scrigni. Non accusa egli forse con le sue azioni il genere umano? Allo stesso modo che io lo accuso con le mie parole? Ma né io né lui accusiamo la natura dell'uomo. I desideri e le altre passioni umane non sono in se stesse peccato e nemmeno le azioni che scaturiscono da quelle passioni, finché non si conosce una legge che le vieti. La qual legge non può essere conosciuta finché non viene formulata, né si può promulgare alcuna legge se non ci si mette d'accordo di eleggere la persona capace di fare ciò. Qui Hobbes dice: forse mi considerate troppo pessimista, ma pensate a quello che fate voi a casa vostra. Quando uscite, chiudete a chiave. Quando si mettete in viaggio, prendete con sé una buona compagnia per evitare problemi. Anche se siete in casa, chiudete a chiave i vostri beni personali. Ecco, guardate voi che fiducia avete nel prossimo, pur vivendo in uno stato che ha delle leggi e un certo tipo di giustizia. E quindi è chiaro che invece la natura umana è ben altra, e anche noi che viviamo in società ne siamo consapevoli, tanto che abbiamo questi timori e prendiamo questi provvedimenti. Ma con ciò, dicevo, io non sto accusando nessuno, perché questa è la natura umana e le passioni spingono l'uomo a fare ciò, e come abbiamo detto all'inizio, le passioni in sé non sono né buone né cattive. Conclusione, interessante. Da questa guerra di ciascuno contro l'altro deriva anche questa conseguenza, che nulla può essere ingiusto. Non vi è posto qui per i concetti di equo e non equo, di giustizia ed ingiustizia. Dove non c'è un potere comune, non c'è legge. Dove non c'è legge, non c'è ingiustizia. Deriva anche da quella condizione di guerra il fatto che non esiste proprietà, né concetto del dominio, né distinzione tra mio e tuo, ma soltanto che ognuno si impadronisce di ciò che può, e per tanto tempo quanto è in grado di conservarlo. E ciò basti per quel che riguarda quella misera condizione nella quale l'uomo è posto dal semplice stato di natura, sebbene egli abbia le possibilità di uscirne,
in parte servendosi delle passioni, in parte della ragione. Altra caratteristica interessante, in questo stato di natura non ci sono leggi, e se non ci sono leggi non ci sono ingiustizie, quindi lo stato di natura non è uno stato ingiusto, è uno stato pericoloso, è uno stato di miseria, ma non è ingiusto propriamente detto, perché c'è giustizia solamente quando ci sono delle leggi. In uno stato di natura le leggi non ci sono, ognuno, neanche la proprietà propriamente detta c'è, ognuno pensa solo a sé e ognuno ha dei diritti naturali che deve difendere, cioè il suo diritto su tutto. Però questo chiaramente rende questo stato di natura abbastanza intollerabile. Ricapitoliamo quindi le caratteristiche dello stato di natura secondo Hobbes. È uno stato in cui gli uomini sono mossi dall'autoconservazione e dalle proprie passioni, cioè il desiderio di guadagno, di gloria e paura nei confronti degli altri. È uno stato in cui ognuno ha il diritto su tutto, tutti hanno diritto su tutto. Il risultato è la guerra di tutti contro tutti, la situazione di homo homini lupus, in cui ognuno vuole affermare se stesso anche al di sopra degli altri. Uno stato di miseria, povertà e morte. Uno stato in cui non può nascere nessun tipo di società, si vive paralizzati dal timore, non si sviluppa neanche nessun tipo di attività perché è tutto a rischio. È uno stato in cui non ci sono leggi e quindi uno stato in cui non ci sono neanche ingiustizie. Quindi questa, ribadiamo, è una concezione molto pessimistica di Hobbes. Per esempio l'uomo non è un animale sociale o politico come si affermava in passato, pensiamo ad Aristotele. L'uomo non è caratterizzato da nessun amore naturale per gli altri, l'uomo pensa solamente a se stesso. Ricordiamo sempre che comunque lo stato di natura è un'ipotesi puramente teorica, e questo lo è anche per Hobbes. Fatto sta che, come abbiamo letto nelle ultime righe, Hobbes comincia ad accennare il fatto che questa situazione è insostenibile, non c'è nessun tipo di vita possibile all'interno dello stato di natura, e quindi è necessario un patto, un contratto, per uscire dallo stato di natura. Perché? Perché in una situazione di tale pericolo, l'autoconservazione, che è il bene primario di ognuno, è continuamente esposta al pericolo, è continuamente messa a rischio, e quindi gli uomini capiranno che devono fare dei passi avanti per superare questa situazione. Come si arriva a questo patto con cui si uscirà dallo stato di natura? Si arriva perché nell'uomo a un certo punto interviene la ragione. L'uomo capisce, comprende che servono delle regole per il bene e la sicurezza di tutti, che vuol dire anche il bene e la sicurezza propria. Interviene quella che Hobbes chiama la legge naturale, cioè che è la stessa ragione, qualcosa, attenzione, di assolutamente diverso dal diritto naturale. Il diritto naturale, abbiamo detto prima, è il diritto di tutti su tutto. La legge naturale è la mia ragione che mi fa comprendere come io posso superare la situazione dello stato di natura. Leggiamo anche le parole di queste brevi parole di Hobbes sulla legge naturale. Una legge di natura è un precetto o una regola generale scoperta dalla ragione che proibisce ad un uomo di fare ciò che distruggerebbe la sua vita o che gli toglierebbe i mezzi per conservarla e di non fare ciò che egli considera meglio per conservarla. La legge naturale, quindi, che scaturisce dalla mia ragione, mi fa capire che cosa serve veramente per la mia autoconservazione, per conservare me stesso. Mi fa capire che per conservarmi io devo superare lo stato di natura. In che modo? La legge naturale ha tre fondamentali regole, secondo Hobbes, che se io rispetto allora posso andare oltre lo stato di natura. La prima fondamentale regola della legge naturale, la ricerca e il mantenimento della pace, cioè io e tutti gli altri intorno a me dobbiamo desiderare la pace, dobbiamo comprendere che la pace è la situazione migliore per la conservazione di ognuno. Seconda regola, tutti devono rinunciare a una parte della loro illimitata libertà. Cioè, io devo rinunciare al mio diritto su tutto, anzi tutti devono rinunciare al loro diritto su tutto. È la seconda regola, quella dell'autolimitazione. Io capisco che finché tutti vogliono affermare il proprio diritto su tutto, non si potrà mai avere una situazione di pace. E quindi se io voglio la pace devo accettare di limitare i miei diritti. Terza regola, si stipula allora un patto, un unico patto, a differenza di quello che affermavano i giusnaturalisti, patto di unione, patto di soggezione, no. Qui sono fusi in un unico patto che tutti devono osservare. La terza regola è proprio quella che i patti devono essere rispettati. Ecco, se si seguono queste tre regole, allora ecco che a questo punto si esce
dallo stato di natura, nascono le leggi, nasce lo Stato. Che cos'è lo Stato? È una forza superiore che obbliga tutti a rispettare le leggi. Facciamo un attimo, prima di proseguire, il punto della situazione guardando questo schema che ci riassume il percorso fatto finora. Abbiamo detto che per Hobbes tutti gli uomini sono uguali e tutti sono pronti a sopraffarsi l'un l'altro pur di conservare e affermare se stessi. Quindi, lo stato di natura è una guerra di tutti contro tutti. Nello stato di natura la vita è solitaria, misera, brutta, bestiale e breve. Ma la ragione naturale o legge naturale induce l'uomo a fuggire il male supremo, la morte violenta, e a proteggere la propria vita cercando la pace. Quindi, attraverso un contratto volontario, un patto, gli uomini trasferiscono tutti i loro diritti a una persona artificiale o civile e quindi nasce la società politica, la persona artificiale dello Stato, quello che Hobbes chiamerà, l'abbiamo vedremo tra poco, il Leviatano. Ed ecco che quindi in questo modo nasce lo Stato, gli individui si uniscono e delegano, affidano tutto il potere a un sovrano e si sottomettono a questo sovrano. Attenzione, quando parliamo di sovrano in Hobbes, teoricamente si parla non per forza di una singola persona, può essere un singolo, un'assemblea, ma comunque qualcuno che detiene il potere sovrano, l'unico che mantiene il diritto su tutto, con lo scopo preciso di garantire ad ognuno la sicurezza. Quindi quelli che diventano a questo punto i cittadini o i sudditi, è meglio ancora, lasciano tutti i loro diritti al sovrano. Che caratteristiche ha la sovranità? Secondo Hobbes, innanzitutto è chiaro che la sovranità e lo Stato è una situazione artificiale, cioè il sovrano nasce, viene creato come espressione della volontà di tutti tramite il patto. E questo patto è assolutamente irrevocabile secondo Hobbes, nel senso che una volta che si è stipulato non si può più tornare indietro, una volta che si è entrati nello Stato vero e proprio non si può più tornare allo Stato di natura. E la sovranità dello Stato è assoluta. E questa è la caratteristica fondamentale dello Stato di Hobbes, del pensiero politico di Hobbes, e questo è anche il motivo per cui Hobbes intitola la sua opera col nome di Leviatano. Cos'era il Leviatano? Il Leviatano è un mostro marino della tradizione biblica, conosciuto per la sua straordinaria grandezza e potenza. Ed ecco che lo Stato è il Leviatano, secondo Hobbes. Così come anche leggiamo dalle sue parole. Questa è l'origine di quel grande Leviatano, o per usare maggior rispetto, di quel Dio mortale, al quale, dopo il Dio immortale, dobbiamo pace e difesa. Giacché, per l'autorità conferitagli da ogni singolo uomo della comunità, ha tanta forza e potere che può disciplinare col terrore la volontà di tutti in vista della pace interna e dell'aiuto scambievole contro i nemici esterni. Questa quindi è la visione dello Stato che ha Hobbes, uno Stato come un grande Leviatano, come un qualcosa di terribile, di estremamente potente, uno Stato in cui il popolo ha ceduto tutti i suoi diritti e tutti i suoi poteri e quindi la sovranità dello Stato è assoluta e limitata, assoluta nel senso di absolutus, senza nessun tipo di vincoli, senza vincoli, neanche le leggi, lo Stato in sé non è, fa le leggi, non è sottoposto alle leggi. L'uomo nello stato di Hobbes non mantiene nessun diritto se non un unico, se vogliamo, diritto, quello alla vita che lo Stato deve rispettare, secondo Hobbes, perché lo Stato nasce proprio per garantire l'autoconservazione e per far sì che il diritto alla vita sia tutelato, diciamo. Però, oltre a questo, non ci sono limiti e la sovranità dello Stato, altra caratteristica, è irresistibile, nel senso che secondo Hobbes non ci si può in alcun modo opporre allo Stato e alla giustizia dello Stato, tanto che Hobbes è favorevole alla censura e alla repressione del dissenso e contrario alla ribellione, anche nel caso che un governo sia ingiusto, Hobbes lo dice apertamente, è lecito ribellarsi a uno Stato che si comporta in maniera ingiusta nei confronti dei cittadini? Secondo Hobbes no, lo Stato è l'autorità suprema e quindi ogni tipo di ribellione è esclusa, altrimenti si arriverebbe alla guerra civile che è il male supremo. La sovranità inoltre per Hobbes è indivisibile, nel senso che tutti i poteri devono essere concentrati nel sovrano, potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario, non esiste la divisione dei poteri, perché
Ogni divisione causa lacerazione e quindi causa conflitto tra poteri differenti, e anche in questo caso si può arrivare alla guerra civile. E questa necessità di mantenere uniti i poteri vale sia per i poteri civili, che abbiamo citato, ma anche per potere civile e potere spirituale, cioè. Per Hobbes, il sovrano deve essere anche il capo della religione, perché non ci può essere un'autorità religiosa alternativa all'autorità politica. E in uno Stato deve esserci ovviamente un'unica religione ammessa, altrimenti anche in questo caso abbiamo divisioni. Infine, lo Stato nella sua assolutezza, nella sua immensità di potere e di forza, decide che cosa è giusto e cosa è sbagliato nel fare le leggi, nel senso che se facciamo un rapporto tra morale e legge, è la legge, secondo Hobbes, che determina la morale, secondo quello che è chiamato il cosiddetto giuspositivismo. Nel senso, prima viene la legge e in base alla legge si decide che cosa è giusto e cosa è sbagliato. Non viceversa, non che la legge è espressione normativa della morale. In quest'ottica è lo Stato che decide tutto. Quindi è chiaro che questo Stato che Hobbes delinea in maniera teorica strizza l'occhio alla monarchia assoluta come modello ideale di Stato. Non a caso, l'abbiamo detto all'inizio, Hobbes ammirava la società e la politica francese, perché mentre in Gran Bretagna c'era rivoluzione e guerra civile, la Francia stava costruendo uno Stato assoluto che ha più o meno le caratteristiche che Hobbes delinea in questa parte del Leviatano. Bene, siamo giunti alla fine della nostra lezione su Thomas Hobbes come, possiamo anche dire, teorico dell'assolutismo. Terminiamo con un ultimo schema che ci riassume quelle che sono le caratteristiche dello Stato e della sovranità, secondo Hobbes. L'assolutismo di Hobbes prevede l'irreversibilità e l'unilateralità del patto, l'indivisibilità del potere sovrano, la legge civile come unica regola del bene e del male, l'obbedienza assoluta al sovrano, la negazione del tirannicidio, il conglobamento dell'autorità religiosa in quella statale. Il tratto più tipico è la non sottomissione dello Stato, cioè del sovrano, alle leggi dello Stato. Limite del potere statale, il sovrano non può obbligare nessuno a violare il proprio diritto alla vita o ad autoaccusarsi. I sudditi sono liberi relativamente a quanto non prescritto dalle leggi. Bene, quindi abbiamo delineato questo modello di Stato assoluto con la riflessione di Hobbes. Vedremo nella prossima lezione, parlando del pensiero di John Locke, invece un modello di Stato completamente diverso.